Buonasera cari amici, eccoci qui con una nuova rubrica, Un mondo di libri, che è nato da un'idea di Anna Tamburini Torre e che abbiamo portato avanti insieme per il grande amore che sia io che lei nutriamo per la carta stampata e per il convincimento dell'arricchimento che la carta stampata e i buoni libri possono dare all'evoluzione delle persone. È una rubrica settimanale che andrà in onda tutti i sabati e sarà monotematica, cioè ad ogni puntata tratteremo un argomento. Lo tratteremo attraverso uno o più libri, spesso più libri, anche non necessariamente appena stampati, anche libri di qualche anno fa, che raccontino, circoscrivano e arricchiscano l'argomento. Le tematiche sono quelle che noi conoscete, sono questa tema su Focus, abbiamo le tematiche della ricerca psichica, del mistero, dell'esoterismo, della spiritualità, poi presenteremo ricerche, personaggi particolari, presenteremo insomma tante cose che hanno a che fare con queste tematiche. Cominceremo con un pezzo da 90 che riteniamo doveroso. Cominceremo con i libri che parlano di Gustavo Adolfo Roll, questo straordinario personaggio che io ho avuto anche la fortuna di incontrare e che a 26 anni dalla morte è più famoso di quando era vivo, posso dirlo, perché l'interesse intorno a lui cresce. Sono stati pubblicati tanti libri su di lui, vengono organizzate manifestazioni, convegni, incontri, se ne parla anche su queste piattaforme, quindi abbiamo ritenuto doveroso partire con lui. Lui, come l'ho conosciuto, fra l'altro Anna Tamburini è di Torino, come Gustavo, quindi anche lei ha un'affezione particolare. Io come giornalista l'ho incontrato alcune volte. Gustavo Adolfo Roll era, come tutti sanno, un personaggio particolarissimo, bellissimo uomo, è morto a 91 anni nel 94, era ancora prestante, io quando l'ho conosciuto ne aveva 80. Ed era ancora come un giovanotto, elegante, distinto, alto, coltissimo, coltissimo, molto gradevole, molto piacevole, molto galante con le signore, che non guasta mai. E lui produceva degli straordinari fenomeni. Straordinari fenomeni. Io ho assistito con lui agli esperimenti con le carte che l'hanno reso famoso, e le carte avevano sempre un ruolo anche negli esperimenti più complessi. Pittura diretta. E poi magari ne parliamo, letture in libri chiusi. Queste sono le cose che ho visto io con lui, che ho sperimentato personalmente. Però lui produceva un'infinità di altri fenomeni che andavano dalla lettura dell'aura delle persone, quindi a diagnosi, anche qualche volta a terapia, fenomeni di bilocazione, pitture di segno diretto, insomma, materializzazione, smaterializzazione delle cose, apporti, un'infinità di cose. È stato, come ebbe giustamente a dire il dottor Massimo Inardi, che l'ha frequentato alcune volte, una vera antologia dei fenomeni paranormali. Come è arrivato lui a tutto questo? Lui è arrivato a questo in maniera che si sta ancora cercando di svelare, cercando di capire. E qua in un primo libro che vi faccio vedere, che si chiama Io sono la grondaia, ed è uno dei pochi libri, rarissimo libro scritto da lui, nel senso che lui non l'ha scritto personalmente con l'idea di fare un libro, ma in questo libro sono raccolte le sue lettere, brani di diari che lui teneva, quindi è un libro che lui ha scritto. È stato curato da Caterina Ferrari, questa signora che l'ha seguito nei suoi ultimi anni, l'ha molto aiutato quando lui era da solo, quando lui era rimasto vedovo negli ultimi 6 anni e aveva bisogno di essere in qualche modo aiutato. Quindi lei gli è stata molto vicino e poi dopo la sua morte, perché lui quando era vivo non permetteva che si pubblicasse niente su di lui, neppure articoli, rarissimi infatti sono gli articoli usciti sia pure sulla stampa di Torino. Comunque in questo libro che raccoglie diari e lettere di Gustavo Roll, quindi un libro autobiografico, troviamo nella data del 28 luglio del 27, quindi lui aveva 24 anni, lui era nato nel 3, aveva 24 anni, quindi era molto giovane, troviamo queste parole. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura, non scriverò più nulla. Quindi in questo libro ci sono queste pagine. Questa confessione, questo commento, poi tantissime altre cose che lo riguardano. Quindi chi volesse cominciare a interessarsi di Roll, consiglio per primo questo libro e poi per secondo un altro che vi farò vedere dopo. Questo, Io sono la grondaia, si chiama. Questa è una sua espressione che intendeva, con la quale intendeva dire che lui
era la grondaia che raccoglie l'acqua che viene dal cielo, una frase che lui ha detto. Quindi non è la grondaia che bisogna esaminare, ma l'acqua che viene. Lui si è sempre rifatto al divino, ma attraverso il quale lui riusciva a produrre tutto quello che produceva. Però torniamo a questa famosa frase. Ho scoperto la tremenda legge che regola, che collega il colore verde, la quinta musicale e il calore. Questo spiega tutto e non spiega niente, perché lui diceva che tutti noi avremmo potuto fare quello che faceva lui, però in realtà era molto difficile. Lui certamente a un certo punto della sua vita ha avuto una sorta di illuminazione. Pare che quando lavorava a Marsiglia, lui i primi anni era laureato in legge, ha lavorato molto all'estero presso una banca, per accontentare il padre che credeva che lui seguisse questa carriera, abbia conosciuto un polacco a Marsiglia, abbia conosciuto questo polacco misterioso del quale si parla, ne ha parlato Pitti Grilli soprattutto nel suo libro. Non ve lo faccio vedere il libro di Pitti Grilli perché è praticamente introvabile, giusto per il mistero non lo si trova, l'abbiamo noi in una biblioteca particolare, quindi non ve lo faccio vedere perché mi viene voglia di leggerlo e praticamente non si trova se non fosse nell'antiquariato, un libro degli anni 50. Pitti Grilli in questo libro racconta che Gustavo Roll a Marsiglia conobbe questo polacco di cui non fa il nome, che aveva dei poteri, che gli insegnò delle cose. Gustavo Roll certamente aveva già dei poteri lui e con l'aiuto di questo signore perfezionò le sue doti. Quindi di questo sappiamo. Sappiamo però che a 24 anni lui ebbe una crisi e da quel momento diventò quello che era. Si ritirò in convento addirittura perché non riusciva ad accettare ancora completamente quello che gli era capitato. Rimase a meditare alcuni mesi, poi la mamma andò, sua mamma, lui era molto giovane come sapete. Lo portò fuori dal convento, gli disse che queste doti che lui aveva le doveva utilizzare per il bene e lui da allora sempre questo ha fatto, ha utilizzato le sue doti per il bene delle persone. È stato un uomo di grandissima generosità, non ha mai preso una lira per quello che faceva e ha sempre soltanto aiutato. Il secondo libro che io consiglio, o anzi a pari merito direi, con l'altro è questo di Remo Lugli. Remo Lugli è stato anche un amico per me, giornalista della Stampa, che ha frequentato Roll in maniera molto intensa per molti anni. Gustavo Roll, Una vita di prodigi, questo è delle edizioni mediterranee, mentre l'altro era della casa editrice Giunti, eccolo qua, casa editrice Giunti, io sono la grondaia, edizioni mediterranee. In questo libro Remo Lugli, che ha frequentato Roll, io stesso ho conosciuto Roll attraverso Remo Lugli, Remo Lugli racconta i 7-8 anni di frequentazione stretta con Roll, cioè tutti i sabati si incontravano, o a casa di Roll, o a casa di Lugli, o a casa di altri amici, si incontravano e producevano la fenomenologia di tutti i tipi. Ecco qui me ne sono segnati alcune di queste cose. Per esempio, ecco lui racconta qui, Remo Lugli, che quando Roll scoprì, cosa interessante per partire dagli inizi, quando lui scoprì questo suo potere che aveva, di cui si è parlato prima, cercò di interpretarlo in qualche modo e parlò di coscienza sublime. Lui disse di aver raggiunto la coscienza sublime. In termini orientali si potrebbe dire il risveglio della Kundalini, però non era un termine da potersi usare in Occidente. Lui parlò della coscienza sublime, la quale gli permetteva. E la definì lui, gli permetteva quello che poi fece, lui definì, questo è riportato nel libro di Lugli, un mezzo inderogabile per avvicinare e conoscere nella loro vera natura tutti gli altri fenomeni che fin qui, nei tentativi dei cosiddetti spiritisti, non andavano oltre il capitolo della medianità. Lui affermava di non essere un medium, di non essere spiritista, ma di essere qualcosa di diverso. Io dico un illuminato, perché lui è stato veramente un grande. In questo libro di Lugli sono descritti un'infinità di fenomeni. Per esempio, uno di viaggio nel tempo. Questo ve lo racconto perché qua c'è sul libro di Remo Lugli raccontato molto meglio, però è molto lungo, quindi cerco di riassumerlo. Viaggi nel tempo, lui con le persone presenti faceva degli esperimenti e diceva trasportiamoci in un'altra epoca. Allora, a detta dei presenti, si sceglieva un'epoca. In quel caso fu scelto l'Ottocento. Dove siamo nell'Ottocento? E sempre lì fu uno dei presenti, perché non era mai lui che diceva, uno dei presenti disse siamo a Parigi, siamo nell'Ottocento a Parigi. Un altro del gruppo
a un altro del gruppo Roll chiede: ma chi c'è? Dove siamo? Allora uno dice: siamo in un bistrò e c'è uno scrittore, un giovane scrittore, povero, 25 anni, deve scrivere a caffè perché a casa sua c'è troppo freddo. E cosa sta scrivendo? Dice: sta scrivendo un romanzo, sta scrivendo un romanzo e ne sta parlando con una ragazza che è con lui. E Ron dice: ma con che cosa sta scrivendo? Allora un altro dei presenti dice: con una penna d'oca. Quel momento Ron alza una mano e eccola qua, la penna d'oca, lui ce l'ha in mano. E qui c'è nel libro di Lugli c'è anche la fotografia della penna d'oca che è rimasta. Di solito lui quello che avveniva, la penna d'oca sfilacciata, usatissima e consumata, perché evidentemente questo giovane aveva scritto moltissimo con la penna d'oca. Questo è uno dei fenomeni, si materializzavano le cose così. Nel libro di Remo Lugli c'è anche, io non ho mai scritto libri su Roll, ho scritto qualche piccolo intervento. Per esempio, qui per il libro di Lugli, io ho scritto per lui quello che avevo visto. D'altra parte, Lugli non era presente quella volta. Io ero a casa di Roll con altri amici, lo dico in 2 minuti. Lui faceva queste pitture dirette. Qua nel libro di Lugli c'è tutta la descrizione: faceva queste pitture dirette che avvenivano in fogli da macchina da scrivere piegati e messi in tasca addosso alle persone presenti. Io questo mio fatto l'ho già raccontato altre volte, quindi qualcuno forse l'ha già sentito, però è abbastanza emblematico di come ciò avveniva. Lui mi dice di prendere un foglio, di piegarlo, io lo piego, mi dice mettilo in tasca, io non avevo tasca, lo metto sotto la camicetta nel reggiseno. Poi attraverso le carte e scegliamo una lettera. Adesso sarebbe lungo descrivere tutto il procedimento. Comunque, scegliamo una lettera che è il numero 3 di una certa fila di lettere che erano state preparate ed era una P. Allora dice lui a me: dimmi un nome che comincia con la P. E io dico: Pablo Picasso. Pablo Picasso, dico Pablo, scusate, anche solo Pablo. E lui dice: vediamo se c'è qualcuno che vuol venire a dipingere con noi. E comincia a parlare in francese con qualcuno che risulta essere Pablo Picasso e che gli chiede certi colori, un pennello di un certo tipo e una tazza d'acqua. Roll va a prendere i colori, lui era pittore, ma questi colori acquerelli erano secchi e duri, quindi non li poteva usare. Se non li poteva utilizzare concretamente, se li mette lì davanti, davanti lui ha un altro foglio bianco, il pennello, mi dice di descrivere una scena. Io descrivo una scena molto complicata, una stanza con due persone, la tenda, i fiori, molto volutamente complicata, e Rolf fa finta di dipingere questa scena sul suo foglio, che naturalmente rimane bianco, i pennelli non si bagnano di colore perché neppure apre i tubi e così via. Quando io ho finito di descrivere la scena, Ron mi dice: togli dalla tua camicetta il foglio e dammelo. Io tolgo il foglio, me lo fa buttare dentro la tazza d'acqua e premere. Quando lo tiriamo su, nel foglio c'è, nello tipico stile di Picasso, la scena che avevo descritto con la firma di Picasso. Foglio purtroppo è stato distrutto, lui come quasi sempre tutto quello che lui faceva. Ecco, nel libro di Remo Lugli c'è la descrizione di questo e di un'infinità di altri esperimenti, ma veramente tanti, perché Remo Lugli, essendo giornalista, tutte le sere dopo l'esperimento si metteva lì e segnava. E quindi lui, questa è la cronaca proprio giornalistica veramente accurata di tutto quello che è avvenuto in quei 7-8 anni di frequentazione settimanale di Rodwell, veramente ne hanno visti di tutti i colori. Naturalmente racconta anche tante bene che lui ha fatto perché faceva diagnosi, aiutava le persone, eccetera, eccetera. Poi tra i libri che voglio ricordare di Roll, ricordo con molto affetto quelli di Maria Luisa Giordano. La signora Giordano di Torino è stata tanto amica di Roll, insieme a suo marito, il professor Luigi Giordano, chirurgo. Sono stati veramente amici e carissimi di Roll. Maria Luisa è morta una settimana fa, la vogliamo ricordare perché veramente è stata una grande amica di Roll. Ha scritto tanti libri, io ne ho qui due, eccolo qua, Roll e l'altra dimensione, eccolo qua, bellissimo libro, questo è edito da Sonzogno, bellissimo libro con la narrazione di tanti esperimenti e anche della straordinaria amicizia che c'è stata fra di loro. E l'ultimo che lei ha scritto, Edizioni del Capricorno, piccolo libro, ma piccolo ma prezioso, Edizioni del Capricorno, e si chiama Il Salotto di Roll. Lei ha frequentato tanto, Roll assisteva mentre lui era presente, mentre lui dipingeva, lui era pittore di professione, faceva questi meravigliosi quadri di
di rose o paesaggi, e anche Maria Luisa Giordano ha assistito un'infinità di cose. Nei suoi libri veramente potete trovare un tesoro di narrazioni. Rol frequentava personaggi come Federico Fellini, che è stato tanto suo amico. Federico, ogni volta che doveva fare un film, andava da Rol a consigliarsi se era il caso di farlo o di non farlo. Maria Luisa racconta anche questa frequentazione. Anche lei ha visto Fellini insieme a Rol, alla moglie, a Valentina Cortese, Gassman, tantissimi attori, il regista Zeffirelli. Lui aveva questo tipo di frequentazione. Da lui andava anche tutta la Fiat, praticamente, tutti i dirigenti della Fiat, anche gli Agnelli andavano da lui. Quindi Maria Luisa ha visto tutti questi personaggi che frequentavano assiduamente Rol, come amici e come veramente anche partner in questi esperimenti. Gli chiedevano consiglio, tanti gli chiedevano consiglio. Quindi nei libri di Maria Luisa Giordano trovate anche questa cronaca quasi familiare. Io ne ho scelta una in cui Maria Luisa, scelta per voi questa, racconta di Valentina Cortese, che frequentava abitualmente Casa Rol e che nell'81 si trovava a Torino per interpretare il ruolo di Sara Bernhardt. Sara Bernhardt, più sana, è stata una grandissima, grandissima attrice. E quindi si trattenne a Torino per parecchi giorni, perché la sua tournée prevedeva un soggiorno a Torino abbastanza lungo, e quindi Maria Luisa Giordano l'ha incontrata parecchie volte da solo o col marito in casa di Rol, di cui Valentina era molto amica. Per combinazione, racconta Maria Luisa Giordano, mio suocero, il professor Giacinto Giordano, aveva conosciuto Sara Bernhardt quando era in tournée a Torino. Conoscevo già Valentina, ma questa volta fu ancora più carina e affettuosa del solito, e mi chiamava con tenerezza in dialetto lombardo al Meluisin. Oltre al suo fascino di donna e attrice stupenda, mi colpì la sua straordinaria sensibilità. Rol con lei era ispirato e faceva esperimenti bellissimi. Rol si ispirava facilmente con le belle signore. Su fogli bianchi scelti dall'autrice si materializzavano messaggi, parole bellissime di Sara Bernhardt per l'interpretazione delle scene. Quindi pensate che cosa succedeva. Valentina Cortese interpreta il ruolo di Sara Bernhardt, e attraverso Rol, con i suoi grandi doti, l'attrice Sara Bernhardt dall'aldilà, su fogli bianchi, con la metodica che ho detto prima per il disegno che è apparso a me, cioè nascosti di qua e di là, faceva apparire delle scritte di Sara Bernhardt che dava a Valentina Cortese consigli per la sua recitazione. Di queste cose ne avvenivano veramente tante. Ecco, quindi ancora un ricordo e un saluto a Maria Luisa Giordano, che ci ha lasciato, ma il cui ricordo resta veramente con noi. Un altro libro importante per conoscere Rol è quello del giornalista Renzo Allegri. Renzo Allegri, eccolo qua. Si chiama il libro Rol, il mistero. Renzo Allegri è ancora un giornalista, adesso in pensione, un giornalista di Gente, ed è stato uno dei primissimi che è riuscito sui giornali, su Gente, a parlare di Rol. Ricordo quando fece questi articoli, che erano i primi, una serie di articoli vasti, ampi. Rol l'ho preso subito in simpatia. D'altronde Renzo Allegri è un uomo simpaticissimo, allegro, piacevole, di nome di fatto, ecco, proprio molto piacevole, e quindi conquistò Rol in un certo senso. Rol si fidò e gli fece con lui un'infinità di esperimenti, che lui ha raccontato in questi articoli e poi raccolti in questo libro, che è l'unico che è uscito Rol vivente. Mi risulta che Rol non sia stato entusiasta di questa pubblicazione, però poi credo che l'abbia perdonato. E anche nel libro di Allegri ci sono tantissimi esperimenti. Per esempio, uno che scelto per voi, rimaniamo in tema di attrici, perché mi ha colpito. Facciamo anche in questo caso, c'è di mezzo una grandissima attrice, cioè Eleonora Duse, che tutti sanno ha avuto un grande amore, è stato un grande amore con Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio un po' devastò la carriera di questa donna, l'amore terribile per Eleonora Duse. Dopo che si furono lasciati, cosa per lei dolorosissima, lei ebbe una crisi mistica e tutto il suo modo di porsi, di agire, cambiò profondamente. In uno dei suoi incontri, D'Annunzio era il Vittoriale all'epoca in cui si erano lasciati, naturalmente erano morti tutti e due. In uno di questi incontri, Rol disse che sarebbe, su richiesta di uno dei presenti, che sarebbe stato possibile
avere notizia di Eleonora Duse e di come lei aveva accolto e accettato subito la separazione da D'Annunzio. Quindi quel solito sistema dei fogli di carta, in questa occasione l'avevano messo un foglio piegato, un piatto tondo, un piatto fondo sopra, una persona presente che teneva le mani sopra, e Roll si ispira a Eleonora Duse e chiede in qualche modo che arrivi un messaggio per D'Annunzio, un messaggio che Roll diceva lei certamente aveva scritto ma che lui non aveva ricevuto, non si sapeva, anzi Roll diceva che questo messaggio era, lei non l'aveva neanche spedito, però l'aveva scritto. E dopo un attimo che il foglio era stato messo sotto il piatto e Roll si è concentrato, la persona che teneva le mani, scrive qua Allegri, la persona che teneva le mani sul piatto sente che qualcosa succede sotto il piatto, sente una vibrazione, sente che qualcosa si sta formando e tirano fuori, alzano il piatto e tirano fuori un foglio, un biglietto bianco, ingiallito dal tempo, ancora sigillato. Guarda, qua ci sono le fotografie in mezzo, devo andare a leggere, ecco qua. Sul frontale c'era l'indirizzo di pugno di Eleonora Duse al comandante Gabriele D'Annunzio e nell'interno, sul doppio foglio, queste poche righe in un inchiostro sbiadito. Leggo il testo. Non vi sono rimorsi, non vi sono rimpianti, tutto ciò che è avvenuto è soltanto lode a Dio. Tu ti illumini nella gloria dei tuoi allori, io mi accendo al fuoco della carità. È sempre luce che risplende sull'universo ed esalta il Signore. È inutile spolverare il passato del quale sopravvive soltanto ciò che è degno della vita eterna. Copiamo, scrive Renzo Allegri, il testo della lettera che poi a malincuore dovemmo bruciare. Ecco, qui è apparso qualcosa di antico, qualcosa che è apparso sotto una tazza tenuta, compresa dai presenti, piena luce, quindi sono... Non toccava mai niente, erano sempre i presenti che su sua indicazione facevano una cosa o un'altra. Quindi un altro fenomeno, ma se ne sarebbero migliaia da raccontare. Allora, tra i libri che bisogna assolutamente ricordare, parlando di Roll, ci sono quelli di suo cugino Franco Roll. Franco Roll è un giovane, non ha ancora 50 anni, è cugino per parte materna di Roll, Roll poteva essere suo nonno probabilmente come età. E Franco Roll ha conosciuto Roll, ha frequentato da ragazzo, aveva 20 anni quando Roll morì, quindi essendo di famiglia l'aveva visto e aveva passato anche alcune giornate, mezze giornate con lui. Ora vive in Brasile, però da alcuni anni per motivi di lavoro e si è dedicato a raccogliere tutto quello che si può raccogliere sulla memoria di Gustavo Rosta, ha fatto un lavoro di raccolta incredibile e ha pubblicato finora, ma ne ha ancora mai detto 2000 pagine da pubblicare, ha un archivio incredibile, tre libri. Questi libri che vi cito adesso si trovano via Amazon. Allora, L'uomo dell'impossibile, volume primo, L'uomo dell'impossibile, volume secondo, guardate che sono 400-500 pagine ciascuno, quindi sono densi di poche chiacchiere, densi di fatti, di testimonianze, di avvenimenti, di prove, di narrazioni di quello che avveniva con Roll. E poi il terzo, Il simbolismo di Roll, anche questo è un librone di 500 e passa pagine, questi tre qua, ho detto, si possono recuperare facilmente via Amazon, come ho fatto anch'io li ho ordinati via Amazon. Franco Roll, allora, L'uomo dell'impossibile, volume primo e volume secondo, Il simbolismo di Roll, volume unico, e poi ci aspettiamo altri volumi. Ma però ci sono questi, che sono volumi unici per le testimonianze che si trovano su Roll. Chiunque voglia sapere di Roll quello che ha fatto, i fenomeni che ha prodotto, quello che ha detto, quello che è stato detto su di lui, naturalmente sono degli indici che aiutano a recuperare tutto questo, si può appellare a questi libri che sono... completissimi. Franco Roll mi diceva, siamo sempre in contatto, mi diceva che ha altre 2000 pagine da pubblicare, quindi ancora con testimonianze che lui sta raccogliendo. E per ultimo vi cito, ecco qui, poi come ultimo libro, ultimo non per ordine di importanza ma forse di pubblicazione, vi faccio vedere il libro del professor Giorgio Di Simone che si chiama
oltre l'umano, Gustavo Adolfo Roll. Il professor Giorgio De Simone era mancato l'anno scorso, era architetto, titolare di una cattedra di architettura dei giardini all'Università di Napoli e grande esperto di medianità. Aveva un suo centro, il CIPE, Centro Italiano di Parapsicologia, che aveva fondato e dirigeva, e ha seguito per decenni il famoso caso dell'entità A, cioè Corrado Piancastelli, che era medium, e De Simone ha seguito per anni questo caso, ha fatto dei controlli anche scientifici molto importanti. Parleremo una volta di questo caso perché ne vale veramente la pena, e quindi di medianità se ne intendeva tanto. Ovvio che lui desiderasse andare da Gustavo Roll l'ha sempre accolto volentieri, quindi sono diverse le visite che Giorgio De Simone ha fatto a Gustavo Roll, e ne ha parlato in questo suo libro, di cui non starò a descrivervi tutti gli esperimenti perché ne abbiamo già parlato e poi è giusto che vengano letti nei libri, però con De Simone c'è una cosa particolare che lui mi ha raccontato e che mi ha confermato anche sua figlia di recente, che quando Giorgio andava da Roll, quando ritornava a Napoli per un po' di tempo, qualche ora, forse un giorno, riusciva a fare degli esperimenti tipo quelli di Roll. Questa è una cosa che è successa anche ad altri, per esempio al professor Luigi Giordano, chirurgo di Torino, che è stato tantissimo tempo a contatto con Roll, molto amico, marito di Maria Luisa Giordano, della quale abbiamo presentato i libri poco fa. Anche lui ha raccontato che qualche ora dopo essere stato con Roll, riusciva a fare delle cose, e in piccolissima misura l'ho sperimentato anch'io, che alcune volte sono stata da Roll. La prima volta che andai, che facemmo solo esperimenti, solo dico tra virgolette, esperimenti con le carte, lui fece toccare le carte solo a me. Eravamo a un capo e all'altro del tavolo in piena luce. Io avevo i mazzi di carte, lui mi diceva adesso li mescoli, adesso li alzi. Tieni sotto la mano, adesso facciamo così, che tu devi desiderare, per esempio, che tutte le carte di fiori, di scelsi io il seme, vengano tutte in superficie, e lui non toccò niente, lui mi diceva: ti aiuterò io a fare questa cosa. E sotto nelle mie mani le carte, obbedienti a lui e non a me, naturalmente, facevano tutto quello che lui diceva. Quindi le carte le toccavo io, ma il comando veniva da Rolf. Ed è una strana, vi assicuro. È una strana impressione vedere che questo mazzo di carte si muove, cambiano le cose, cambiano i colori, si sistemano come un'altra persona dice sotto la tua mano. Veramente incredibile, aveva delle doti incredibili. Di Simone ha assistito a tante cose, sono raccontate nel suo libro, e lui riporta queste parole di Rol, di questo volevo dire per concludere, riporta queste parole di Rol, che diceva: Rol, io devo necessariamente agire con spontaneità, cioè in questo senso non accettando gli esperimenti dentro un laboratorio, per esempio, collegato a dei film, cose di questo tipo. Doveva agire con spontaneità sotto l'impulso di un ordine ignoto. Queste erano parole che Rolle aveva preso in prestito da Goethe, che anche lui era un sensitivo e tante volte aveva scritto le sue cose quasi in maniera automatica, sotto l'impulso di un ordine ignoto, che anche neppure lui conosceva fino in fondo, però obbedendo a questo ordine doveva agire, doveva muoversi. Di Simone, per concludere questa puntata, vorrei riportare l'opinione. Di Simone era un grande investigatore, un uomo molto attento, molto, molto critico, anche se aprettissimo, per carità. E alla fine del suo libro lui fa una sintesi di quello che ritiene sia il segreto di Roll, per quale motivo riusciva, come riusciva ad effettuare tutti questi straordinari fenomeni. E riporto le sue parole. Secondo la mia opinione, sulla quale ho potuto riflettere a lungo e tenendo anche presente la mia ampia esperienza nel campo, in Gustavo Adolfo Roll agivano due forze distinte che a volte interagivano. Egli era straordinariamente dotato di un potere psichico che aveva la possibilità limite di penetrare nell'intima struttura della materia, riuscendo a modificarla sotto la guida inconscia e forse a sprazzi cosciente di una profonda intelligenza volitiva. Ma per me, in maniera indiscutibile, egli era anche seguito da personalità spirituali di elevato livello ed evidentemente invisibile. Quindi per Di Simone i poteri psichici straordinari di Roll erano coadiuvati da personalità
spirituali che lo seguivano e lo aiutavano. Questo è il suo parere, magari i pareri possono essere diversi, ma mi è sembrato giusto riferirli. Su tutti il parere di Rawl quando dice: io sono la grondaia che convoglia l'acqua che viene dal cielo. Quindi non è la grondaia che dovete analizzare, ma l'acqua che viene dal cielo. Cioè lui è sempre sottolineato che agiva perché dal cielo, dal divino, dallo spirituale, gli venivano dati queste possibilità, questi poteri. Chiudiamo così, vi voglio ricordare soltanto i libri, velocemente i libri di cui abbiamo parlato. Allora abbiamo detto di Gustavo Rawl, questo è forse l'unico libro firmato da lui, sono sue lettere e diari, Gustavo Rawl, Io sono la grondaia, di Giunti, questo è un libro importantissimo, come importantissimo e che consiglio come l'altro a tutti chi si avvicina per la prima volta, Rawl, Una vita di prodigi, di Remo Lugli, delle edizioni Mediterranee, un libro accuratissimo. E poi abbiamo tutti i libri di Maria Luisa Giordano, qui ne ho due, ma lei ne ha scritti più di questi, io Rawl, L'altra dimensione, e l'ultimo suo Nel salotto di Rawl. Questi sono editi, uno da Sonzogno e quello più piccolo, Edizioni del Capricorno, questo Nel salotto di Rawl. Poi abbiamo parlato del libro di Renzo Allegri, il giornalista Renzo Allegri, che ha scritto tanti reportage su Rawl. E infine, ma non ultimi per carità, importantissimi, i libri di Franco Rawl, il parente di Gustavo, che da anni si dedica alla raccolta accuratissima di tutto quello che è stato detto e fatto, che Rawl ha fatto, tutte le testimonianze, e ha fatto tre libri veramente imponenti: L'uomo dell'impossibile, volume 1 e volume 2, e Il simbolismo di Rawl, eccolo qua, sempre di Franco Rawl, che sono raccolte di testimonianze, veramente un tesoro di testimonianze su Rawl per chi ha futura memoria, diciamo, a chi vorrà dedicarsi di Rawl e avere un'informazione corretta e attenta. Quindi so che Franco, fra l'altro, ha ancora tante pagine da pubblicare, lo farà, sta raccogliendo ancora materiale con la serietà che gli è propria. Per oggi abbiamo concluso, vi ringrazio tutti, ci vediamo la prossima settimana sempre sul mondo di libri. A presto, arrivederci.